Giubbetta, che così gentilmente sono qua disponibili a rispondere alle domande degli studenti su un tema che è così interessante. Quindi li ringrazio moltissimo per la loro presenza, che devo dire senza retorica ci emoziona anche molto, ci emoziona. E ringrazio Palazzo Ducale che ha dato questa opportunità. E qui Maria Fontana, che è qui presente, la dottoressa Fontana, qui presente in rappresentanza di Palazzo Ducale. Quindi grazie, non voglio rubare tempo a cose molto più interessanti e la parola, dottor Caracciolo, a lei. Con l'intervento del Presidente Prodi a Palazzo Ducale, in cui continueremo questo approfondimento, quindi siete tutti benvenuti in questi giorni a Palazzo Ducale. Ci siamo posti un titolo molto impegnativo: chi sono i terroristi? Si potrebbe dire che terrorista è chi lo decido io, nel senso che non esiste una definizione oggettiva di terrorista. Esiste una tecnica che si chiama terrorismo, che in genere è una tecnica militare che viene utilizzata da chi è più debole in un certo teatro di guerra, cioè di chi non dispone dei mezzi avanzati, sofisticati, delle grandi forze armate internazionali e ricorre per far valere quelli che sono i suoi interessi al terrorismo, cioè alla violenza spesso orribile sulle popolazioni civili, con lo scopo, la parola lo dice, di terrorizzare il nemico, in particolare di terrorizzare le società nemiche, di creare scompiglio, di creare discordia. L'obiettivo del terrorista è di fare paura e siccome è difficile fare paura a soldati tecnologicamente molto più forti e molto più addestrati, un modo purtroppo molto funzionale ed efficiente di colpire quei paesi di cui i soldati sono espressione è quello di andarli a colpire nelle rispettive società, creando un clima di panico e sconvolgendo il modo di vita normale delle nostre società. Il pericolo per noi, quindi, è quello di cedere a questa paura, cioè di cambiare noi stessi per paura dei terroristi. Questo è lo scopo dei terroristi e questo è l'obiettivo che dobbiamo impedire che accada. Tutti quanti, nessuno escluso, abbiamo una responsabilità nel resistere a questa strategia della paura. Non bisogna nemmeno esagerare le dimensioni di questo fenomeno. Secondo i dati di cui disponiamo, l'anno scorso nel mondo ci sono stati circa 35.000 morti da terrorismo, il che significa probabilmente meno di quanti siano morti per essere cascati nella vasca da bagno o per essere stati colpiti da fulmini. Quindi su una popolazione di 7 miliardi e 300 milioni di abitanti del pianeta, evidentemente 35.000 non è una cifra enorme. Consideriamo poi che l'80% delle vittime di atti considerati normalmente terroristici sono concentrati in pochissimi paesi. In particolare il maggior numero di morti c'è stato in Nigeria, poi in Afghanistan, poi in Pakistan, poi in Siria e in Iraq. In questi 5 paesi i 4/5 degli attacchi terroristici. La buona notizia è che i morti da terrorismo in Italia sono stati 0 e naturalmente tocchiamo tutti i ferri possibili. Certo, siamo stati tutti particolarmente colpiti dagli attentati recenti a Parigi, quelli che l'anno scorso prima hanno colpito la redazione di Charlie Hebdo e poi il 13 novembre le molto più impressionanti stragi in alcuni luoghi pubblici della capitale francese, lo Stade de France piuttosto che il Bataclan e altre parti di una città che molti di noi, immagino anche molti di voi, hanno frequentato come un posto
particolarmente interessante e piacevole, dove tutto ci si aspetta purché di essere oggetto di bombe o di suicidi che sparano nel mucchio. Qui bisogna stare molto attenti a distinguere due fenomeni, a mio avviso, ma è una mia opinione che molti magari non condividono, a mio avviso separati o quantomeno solo tenuamente collegati, che sono il terrorismo in area medio orientale, in particolare nell'area della Siria e dell'Iraq, o di ciò che resta di questi due paesi, e anche dell'Africa e del Medio Oriente più in generale, e il terrorismo che colpisce le metropoli europee. Ricordate qualche anno fa, voi eravate probabilmente, anzi sicuramente eravate alle elementari, la strage di Madrid, la stazione di Atocha, quando ci furono anche più morti che a Parigi, mi pare circa 300, gli attentati di Londra e naturalmente gli attentati di Parigi che ci hanno recentemente colpito. Una cosa sono i fenomeni che accadono nell'area di guerra medio orientale, un'altra cosa sono i fenomeni che accadono nell'area di pace che ancora, grazie a Dio, è l'Europa e la stessa Italia. Ma io vorrei partire da quello che è considerato in qualche modo il marchio del male in questa fase, lo Stato Islamico. Che cosa è lo Stato Islamico e in che senso è un'organizzazione terroristica? Lo Stato Islamico è un'organizzazione che ideologicamente si richiama a una interpretazione piuttosto, diciamo, raccorciata e manipolata della religione islamica e che sulla base di questa idea di guerra santa, tratta da una molto selettiva lettura delle fonti coraniche e islamiche, ha costruito un'ideologia che in qualche modo serve da collante e da elemento di riconoscimento per i suoi militanti, che sono alcune decine di migliaia. Lo Stato Islamico è collocato geograficamente nel territorio della Mesopotamia, della storica Mesopotamia, in particolare le valli del Tigri e dell'Eufrate, lì dove un tempo si toccavano i confini della Siria e dell'Iraq, confini stabiliti dalle potenze coloniali dopo la Prima Guerra Mondiale e confini che di fatto non esistono più. Infatti in questa carta li vedete appena tratteggiati di bianco e vedete come il territorio viola scuro, quello di stretto controllo dello Stato Islamico, scavalchi allegramente quelle che una volta erano delle frontiere di Stato. Questo è anche significativo di un elemento fondamentale della ideologia e della propaganda dello Stato Islamico: noi siamo il califfato. Che cosa vuol dire? Noi siamo la struttura politica in nuce di quello che diventerà lo Stato di tutti i musulmani del mondo, quindi potenzialmente senza più confini, senza più differenze di razza o di etnia, tutti quanti sotto la stella della vera fede. Lo Stato Islamico nasce essenzialmente per una serie di passaggi dall'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti nel 2003 in risposta all'attacco terroristico delle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. In particolare una parte della popolazione e soprattutto delle élite militari e politiche irachene sconfitte dalla conquista americana di quel territorio passarono alla resistenza armata e una parte di questa resistenza, attraverso vari passaggi che vi risparmio, è oggi parte della leadership dello Stato Islamico. Fra l'altro alcuni dei capi militari di questa organizzazione erano i capi militari dell'esercito di Saddam Hussein, cioè del dittatore che regnava incontrastato a Baghdad fino al 2003, fino all'invasione americana. Quindi c'è un elemento, se vogliamo, di riscatto da parte di signori abituati a comandare, ad essere relativamente ben pagati e ad essere parte dell'elite dell'Iraq, che si sono ritrovati dalla mattina alla sera dalla parte degli sconfitti e che ora vedono nel governo di Baghdad, un governo di stampo sciita, cioè di un ramo dell'Islam completamente diverso da loro, o molto diverso da loro, un avversario e non un legittimo padrone. C'è poi una
quota rilevante di esponenti e di militanti dello Stato islamico che invece sono di radice siriana e che sono anche qui attraverso vari passaggi su cui certamente Lorenzo Trombetta, che quell'area la frequenta di persona, potrà darci delle informazioni più profonde, e che sono passati, come dicevo, attraverso vari passaggi di ribellione al regime di Al-Assad, cioè al regime dominante a Damasco, a questa organizzazione jihadista che si chiama Stato Islamico. Il nome è molto importante, Stato Islamico, perché contrariamente a quello che qualche volta si legge, questo è effettivamente, o quantomeno vuole essere, uno Stato in formazione, uno Stato in fieri, visto che stiamo al liceo classico. Cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, c'è un capo riconosciuto, un sedicente califfo, il signor al-Baghdadi, ma soprattutto ci sono delle strutture statuali classiche, ci sono dei ministeri, c'è il ministero, per capirci, della difesa, c'è quello del tesoro, c'è quello della giustizia, naturalmente islamica. Recentemente il capo del Dipartimento del Tesoro ha preso la cassa e è scappato in Turchia, quindi ci sono dei comportamenti classici che fanno parte della vita degli stati e della storia universale, niente di nuovo sotto il sole. Vi sono delle forze di polizia, vi sono dei servizi. Non dobbiamo pensare che questa organizzazione, che qui è nota soprattutto per la sua violenza e per il modo in cui la esercita, in particolare nei confronti delle popolazioni soggette che in qualche modo vengono considerate infide o ribelli, non dobbiamo considerare questo aspetto come l'unico aspetto. Questo aspetto è una parte della realtà dello Stato islamico, un'altra parte, dobbiamo farcene una ragione, e anche un certo grado di consenso. Altrimenti non si spiegherebbe come grandi città come Mosul, che è una città irachena che vedete nel nord dell'Iraq, nella zona al confine con quella parte verde che è il Kurdistan iracheno, una città di un paio di milioni di abitanti, una città così non può stare semplicemente sotto un regime di decapitazioni o taglio di mani. Evidentemente un certo grado di consenso, di controllo del territorio è necessario, e naturalmente per ottenere consenso ci vogliono soldi. Un altro aspetto sottovalutato, io credo, di questa organizzazione è che si tratta di trafficanti. Per capirci, hanno un tipo di rapporto con la società di taglio mafioso, una cleptocrazia potremmo anche chiamarla questa organizzazione. Come ottengono i soldi? Li ottengono in varie forme, in parte attraverso delle forme di tassazione più o meno spontanea, più o meno riferita alla religione, ma in parte anche attraverso traffici di idrocarburi, perché questa è una zona ricca di petrolio, in particolare il nord dell'Iraq, ma anche traffici, per esempio, di beni archeologici. Noi siamo stati molto colpiti dalle distruzioni di cui abbiamo avuto notizia, in particolare di quel gioiello che era la città di Palmira. In realtà queste distruzioni sono parziali e servono anche, fra gli altri motivi, oltre a quello del simbolismo politico-religioso, ad alzare il prezzo dei beni che lo Stato islamico vende a noi, perché non dobbiamo dimenticare che questi traffici fanno parte di un circuito di cui noi siamo il mercato di sbocco. Non è che viviamo su due pianeti diversi. C'è un circolo dei traffici che parte, per esempio, per restare ad altre aree dove vi sono organizzazioni terroristiche, parte dall'Afghanistan per quanto riguarda un certo tipo di droga e poi trova il mercato europeo, oppure parte dalla Mesopotamia, dello Stato islamico e di altri gruppi, per arrivare alle aste di Londra, dove i pezzi di quelle meravigliose civiltà antiche vengono battuti a milioni di dollari, salvo poi essere esposti in collezioni private o magari anche in grandi musei tipo British o Metropolitan di New York. Questo è molto importante ricordarlo, perché quando si parla di finanziamento del terrorismo noi dobbiamo anche considerare che una parte di questo finanziamento, magari non del tutto consapevolmente, deriva da noi. La dimensione violenta fa parte evidentemente anche
del modo in cui lo Stato islamico pensa di controllare il territorio, cioè impaurendo i potenziali ribelli. E credo che l'aspetto qui, mi ricollego per concludere alla seconda parte invece, quello del terrorismo in Europa, credo che l'aspetto più interessante sia quello del tipo di propaganda che questa organizzazione diffonde nel mondo attraverso la rete, con una rivista elettronica che si chiama Dabiq. Dabiq è una località del nord della Siria dove, secondo una certa tradizione islamica, si dovrebbe svolgere quella che potremmo definire la semifinale della fine del mondo, ossia lo scontro tra delle armate della vera fede guidate, pensate un po', niente di meno che da Gesù Cristo, perché Gesù Cristo nella tradizione islamica è un grande profeta, ovviamente non è il figlio di Dio, ma è un grande profeta, contro armate infedeli, salvo poi la finale che si svolgerà a Gerusalemme. Perché Dabiq e perché la fine del mondo? Perché uno dei più potenti richiami in quell'area, ma come vedremo anche nella nostra parte di mondo, è appunto l'idea dell'Apocalisse. Certo, l'Apocalisse non è un'invenzione islamica, vi sono nell'ambito del cristianesimo una quantità di sette che cavalcano questa visione definitiva della storia e che intorno ad essa hanno costruito una certa mitologia e naturalmente anche certi gradi di consenso e di affiliazione. Ma in questa fase del mondo, anche in particolare in questa fase dell'Occidente, in cui sembra che abbiamo perso un po' di vista alcuni valori fondamentali e in cui soprattutto molti giovani, sono sicuro non voi, sono attratti da una certa visione nichilista, cioè dall'idea che alla fine nulla conti, nulla valga e quindi tutto sia possibile perché nulla conta e nulla vale, beh, questa propaganda funziona parecchio. E allora vengo alla seconda parte, al rovescio della medaglia, cercando di spiegare perché a mio avviso il terrorismo che colpisce in Europa ha poco a che vedere con quello che accade in Medio Oriente e anche vedere invece ciò che in qualche modo può collegare o può essere collegato. Prendiamo il caso della Francia, perché questo è il caso purtroppo più eclatante e più evidente. Coloro che hanno colpito a Parigi non sono siriani o iracheni, sono cittadini francesi o belgi. Questo è molto importante ricordarlo. Questo tipo di terrorismo nasce nelle nostre società, nel caso specifico nella società francese. Spesso si legge, e c'è una parte di verità, ma c'è anche una parte di bugia, che questo terrorismo nasce dalla emarginazione vissuta da popolazioni di origine essenzialmente maghrebina e di religione musulmana nelle periferie di Parigi piuttosto che di Marsiglia o di altre grandi città francesi, o magari di Bruxelles. In Italia, per fortuna, questo tipo di periferia ancora non è molto diffuso. È una verità molto parziale, o se vogliamo è anche una falsità abbastanza grande. I dati di cui disponiamo, per esempio, parlo di dati ufficiali del governo francese, ci informano che il 67% dei jihadisti schedati, cioè dei potenziali terroristi secondo la polizia francese, 67%, appartengono ai ceti medi. Il 17% appartengono a ceti alti professionali. Per capirci, i vostri coetanei o poco più anziani di voi, figli di medici, di professori universitari, di dentisti, insomma di gente che non fa la fame, e solamente il 16% appartenenti ai ceti popolari. Se spostiamo l'attenzione dalla sociologia alla geografia, vediamo che una buona parte delle reclute straniere dello Stato islamico, perché dimenticavo di dire che lo Stato islamico è un'organizzazione internazionale nella quale sono confluiti signori e signore di origini e di nazioni le più diverse, un centinaio di paesi sono rappresentati, ci trovi il cileno e il russo, il cinese e l'italiano, il francese e il sudanese. Ma dicevo,
una buona quota dei francesi che sono andati a combattere con lo Stato Islamico deriva non dalle periferie di Parigi o di Marsiglia, ma deriva dalla Francia rurale, dalla Francia un po' deglobalizzata, fuori dai grandi circuiti, da una Francia provinciale, molti vengono per esempio dalla Bretagna, dalla Linguadoca, c'è un villaggio della Linguadoca di 20.000 abitanti dove sono stati reclutati 20 jihadisti, in proporzione molti di più di quanti ne sono stati reclutati a Parigi o a Marsiglia. Quindi anche questo è interessante. Uno studioso francese dell'Islam, che insegna peraltro in questo momento in Italia all'Università Europea di Firenze, si chiama Olivier Roy, di cui vi consiglio la lettura dei libri e anche degli articoli che scrive spesso sulla stampa, ha detto: non siamo di fronte a una radicalizzazione dell'Islam, siamo di fronte a una islamizzazione del radicalismo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nelle nostre società, anche in Italia, ma lui si riferiva in particolare in Francia, nelle società europee occidentali esiste una quota di giovani, perché questo è dal punto di vista biologico il quadro di chi va a combattere o di chi è affine a quell'ideologia, una buona quota di giovani che è attratta da ideologie ribellistiche radicali senza più un'ideologia di riferimento, come poteva essere per la mia generazione o per generazioni precedenti un impegno di tipo cattolico piuttosto che comunista, cioè diciamo ideologie universaliste. Qui siamo di fronte a delle forme di ribellione che nuotano un po' nel vuoto e nell'assenza di prospettive e trovano nella ideologia della fine del mondo un grande modo di prospettiva e di riscatto. In parole povere, il mondo sta per finire, facciamoci trovare dalla parte giusta, in modo che Dio ci trovi fra gli eletti e non fra i reietti. Immagino che molti di voi sorrideranno rispetto a questo tipo di approccio, ma purtroppo la notizia è che è un approccio che funziona. Funziona certo anche attraverso queste riviste che trovate serenamente diffuse in rete in varie lingue, ma funziona un po' anche in generale nel mood, come si dice in un termine inglese, quindi nell'atmosfera che si respira nelle nostre società, in cui appunto sembra che siano un po' spariti i punti di riferimento classici di tipo politico-ideologico e quindi anche culturale, e quindi ci si possa in qualche modo agganciare a delle visioni apocalittiche, a delle visioni definitive dell'umanità che danno un senso anche per esempio a dei piccoli criminali, a degli spacciatori, perché poi molto spesso anche di questo si tratta, o semplicemente a delle persone disturbate che vedono nell'appartenenza a una formazione terroristica uno straordinario modo di dare senso a ciò che fanno, a ciò che sono, e magari anche di farci qualche soldo, intendiamoci. Chi va a combattere nello Stato Islamico, almeno fino a ieri, adesso lo Stato Islamico comincia ad avere qualche problema finanziario, guadagna probabilmente molto di più dei soldati che vanno a combattere contro lo Stato Islamico, e magari anche di più di altre formazioni più o meno classificate terroristiche. In conclusione, poi do la parola a Lorenzo Trombetta che ha una diretta conoscenza del territorio, in conclusione quindi, anche se noi riuscissimo a sconfiggere lo Stato Islamico, questo non significa che potremmo dare per morto il terrorismo, anche il terrorismo che si richiama a quel tipo di ideologia parareligiosa di cui lo Stato Islamico in questo momento è il marchio riconosciuto nel mondo e che ha anche una certa capacità di affiliazione, perché come vedete da questa cartina vari gruppi jihadisti, cioè che più o meno appartengono a quella sfera ideologica, hanno utilizzato questo marchio di successo, perché lo Stato Islamico è un marchio di successo, per esporre in qualche modo la loro causa in modo più visibile. Una delle ragioni degli attentati terroristici è quella di diventare famosi. I bersagli che i terroristi vogliono colpire sono dei bersagli da cui ricavano la massima eco mediatica, la massima attenzione dell'opinione pubblica.
e quindi ha anche la massima soddisfazione del proprio ego, se vogliamo buttarla in psicologia. Concludo, e qui mi metto il cappello del giornalista, uno dei problemi più gravi che noi abbiamo nel fronteggiare il terrorismo è l'atteggiamento dei media nei confronti di questo fenomeno. Noi, parlo di chi pubblica nei media stampati, elettronici, televisivi, noi tendiamo naturalmente all'enfasi, cioè tendiamo naturalmente a sopravvalutare ciò che accade. È inscritto nel meccanismo della cronaca, non dipende da una particolare perversione mentale dei giornalisti. Questo avviene sotto ogni latitudine, chi più, chi meno. Naturalmente quelli più abili e intelligenti e magari anche consapevoli cercheranno di limitare questa pulsione, quelli che invece ci giocano per avere più visibilità la cavalcheranno. Ora, i signori dello Stato Islamico e anche di altre organizzazioni analoghe conoscono bene i meccanismi dei nostri media, anche perché alcuni di loro hanno avuto esperienze, spero non nei giornali, ma comunque hanno avuto delle esperienze di vita in Occidente, in particolare poi quelli che sono stati attivi recentemente in Europa, non è che siano nati altrove, in qualche pianeta lontano, hanno bevuto dai nostri biberon, hanno frequentato le nostre discoteche, hanno cercato di rimorchiare le stesse ragazze o viceversa, e quindi conoscono molto bene il nostro stile di vita, i nostri tic, le nostre pulsioni, le nostre paure, i nostri desideri, perché sono parte di loro e loro sono parte di noi. E i media, molto spesso, dando uno spazio spropositato a questi eventi, ripeto, 35.000 morti nel mondo su 7 miliardi e 300 milioni di umani, tendono proprio involontariamente a fare il gioco dei terroristi. E questo è uno degli aspetti in prospettiva più preoccupanti, perché possono alimentare nelle nostre società proprio quelle paure che sono lo scopo stesso del terrorismo. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti, sono onorato innanzitutto di essere qui con il direttore Lucio Caracciolo. Non di frequente capita a me e a Lucio di poter parlare insieme fisicamente, a volte è capitato di essere da una parte all'altra del Mediterraneo in collegamento su qualche media. Sono ancor più piacevolmente onorato di essere tra studenti italiani. Innanzitutto perché anch'io sono stato non troppo tempo fa studente in una scuola che mi ricorda questo istituto in un'altra città, ma soprattutto perché vivendo non in Italia ma lavorando, scrivendo giornalmente per i media italiani e quindi rivolgendomi a un pubblico italiano a distanza, spesso ho il desiderio di conoscere, di avere dei riscontri dai potenziali lettori. Per questo anche oggi, in particolare oggi, rivolgendoci a voi, i nostri interventi cercano di essere il più possibile stringati al punto e di avere da voi, nel tempo che ci rimane, la maggior parte dei suggerimenti, delle domande, delle questioni, le più disparate. Come ricordavamo prima di cominciare la seduta, le sessioni, i confronti nelle scuole sono quelli più stimolanti per i relatori stessi e in generale per chi presente, perché gli studenti, per fortuna, pongono ancora delle domande che sono a volte le domande da fare e che spesso ad altri livelli, pubblici, in TV o comunque in conferenze, diciamo, più ingessate con un pubblico più adulto, spesso non vengono poste per opportunità, per autocensura. Quindi innanzitutto inizio con un invito a non essere timidi e a porre tutte quelle questioni che vi sembrano anche banali, ma che invece, appunto, parlando di giornalismo e di notizie, sono quelle più importanti, o almeno sono tra le più importanti.
Mi presento brevemente perché, a differenza di Lucio Caracciolo, sicuramente non è noto il mio percorso, e anche qui do comunque un contesto per poter per far sì che le vostre domande a me in particolare possano essere circostanziate. Sono corrispondente per l'IMES dalla Siria e dal Libano. Ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare con l'IMES poco prima dell'11 settembre. Bin Laden è stato uno dei miei principali datori di lavoro. Mi trovavo a Damasco l'11 settembre del 2001 ed ero sul volo che da Damasco mi riportava a Roma, l'ultimo volo che in quei giorni poi è partito dal Medio Oriente, perché poi per 3 giorni hanno chiuso tutti i voli, almeno in arrivo in Occidente, in Europa. E in quello stesso periodo, poco prima, avevo presentato a Caracciolo una proposta di un articolo dalla Siria. Io sin dai miei studi universitari, dalla fine degli anni 90, mi sono occupato di Siria, e ancora oggi mi occupo di Siria, in particolare di storia della Siria contemporanea, un percorso che è passato attraverso la laurea e il dottorato, e come giornalista, anche grazie al sostegno che Caracciolo e l'IMES mi ha dato negli ultimi 16 anni, mi sono potuto stabilire a Beirut, che è un luogo vicino alla Siria, è la capitale del Libano, è un luogo molto vicino alla Siria, ma un luogo anche dove è possibile fare giornalismo e ricerca scientifica e storica su un paese per me molto importante, che è il mio secondo paese dopo l'Italia. Oggi, prima di entrare qui, siamo stati accolti dalla preside, che ci ha ricordato che al tema terrorismo, come poi l'ha ben destrutturato il direttore, avete dedicato un'assemblea d'istituto. E questo è un altro elemento molto importante, perché comunque denota una volontà di approfondimento, e immagino che durante le assemblee ci siano state anche posizioni diverse, di opinioni. Ci hanno anche raccontato i colleghi della preside, quindi professori, che una delle questioni che vi ha più colpito, che vi ha più interessato, è stata la tragica morte di un ricercatore italiano in Egitto, Giulio Regeni. Questa questione ha a che fare con il lavoro di ricerca, che può essere un lavoro di ricerca giornalistico o un lavoro di ricerca accademico, ma comunque sempre di ricerca si va a che fare. E prima di raccontarvi due storie che sono inerenti al discorso chi sono i terroristi e che si inseriscono tra le pieghe del discorso più generale del direttore Caracciolo, due note metodologiche dal punto di vista della ricerca. Ovviamente poi la questione di Regeni sarà per me un piacere poterla affrontare dal punto di vista di chi vive dall'altra parte del mare, ma in generale, per cercare di capire un po' chi sono i terroristi, per fare ricerca sul terreno, in qualche modo per andare al di là dell'enfasi data dai giornalisti, è sempre molto importante, questa è una delle lezioni che ho imparato nella scuola storiografica orientalistica di Roma, di quelli che sono stati i miei maestri, studiare le biografie dei personaggi. Numerosi titoli di libri in Italia, ma anche all'estero, affrontano il tema dell'ISIS. Chi è l'ISIS? Da vari punti di vista. Raramente le fonti di questi testi raccolgono nel profondo le storie dei singoli jihadisti, sia essi i quadri medio-bassi, siano essi i quadri medio-alti. Nel mondo anglosassone sono apparsi articoli, studi che vanno in questa direzione. In Italia siamo ancora un po' indietro su questo, ma il ricercatore, lo studente, il giornalista può, a mio avviso, al di là dell'enfasi della cronaca, cercare di dare importanza a seguire la biografia, i percorsi personali dei jihadisti. Questo può essere fatto innanzitutto con un'attenzione alla storia e alla cronologia, come implicitamente Caracciolo ha più volte detto nel suo discorso. Non possiamo immaginare di comprendere il fenomeno ISIS senza inserirlo in un contesto geografico, anche temporale, e quindi conoscere il contesto, conoscere la cronologia, per esempio, della città di Mosul è molto importante, poi arriverò nel mio esempio specifico, ma è ancora più importante conoscere la lingua con cui il jihadista, o la lingua usata dai mezzi di informazione dall'altra parte, dei jihadisti, in questo caso, del tema della nostra ricerca,
per comprendere meglio. È vero che, come è stato detto poco fa, appunto l'ISIS parla in tutte le lingue, Dabek o Dar al-Islam è la versione in francese di Dabek, Dabek è in inglese, e ce ne sono ovviamente in tutte le lingue, in urdu, in pashtun, in russo, in tutte le lingue dell'ecumene jihadista, ma il cuore storico, politico dello Stato islamico è comunque a cavallo fra Siria e Iraq. Quindi oggi uno studioso che intende occuparsi dall'interno di questo fenomeno non può ignorare per esempio l'arabo. Quindi è un invito che rivolgiamo sempre a chi magari è negli ultimi anni degli studi superiori e intende magari scegliere il suo percorso in Italia o all'estero universitario: pensate anche allo studio della lingua. Io quando ero all'ultimo anno, al terzo liceo, il liceo classico, ho avuto la fortuna di conoscere qualcuno che stava al secondo anno di lingua e letteratura araba a Roma, e piano piano mi sono infilato in un percorso di studi di lingua araba, e poi da lì sono passato all'islamistica e sono arrivato alla storia, ma tutto è nato dall'interesse per delle lettere che nella fine degli anni 90, quando gli immigrati italiani sul 64 a Roma, un autobus sempre molto pieno di gente, di immigrati, leggevano questi giornali, ero sempre molto incuriosito dal conoscere ma cosa c'è scritto. Tutto è cominciato un po' così. Quindi lo studio della lingua è fondamentale per cercare poi anche di dare delle risposte in questo senso. Ho portato con me delle carte che possono aiutarci. Mi sposto da questa parte. Due sono le storie che uso a pretesto per approfondire i temi già sollevati da Lucio Caracciolo. Prendo una prima schermata generale della Siria e dell'Iraq, che è un'immagine molto simile alla cartina che avete visto, assai più articolata, pubblicata sull'IMES e ripresa oggi durante l'intervento di Lucio Caracciolo. Ma è importante sottolineare come la parte nera, che è quella dominata dallo Stato islamico, è una parte essenzialmente rurale, periferica, pianeggiante. Mosul è la seconda città dell'Iraq, questo in qualche modo contraddice quello che ho appena detto. Però il rapporto fra Mosul città e Mosul Interland, campagna, zona rurale di Mosul, è determinante per capire com'è possibile che lo Stato islamico sia riuscito a prendere con molta facilità nel maggio-giugno del 2014 la seconda città irachena. Raqqa è la roccaforte dall'altra parte del confine sirio-iracheno, quindi nel nord della Siria, è la roccaforte dello Stato islamico in Siria. Anche questa è una città, ma di minori dimensioni, e comunque nel contesto siriano Raqqa è un grande villaggio. E il rapporto anche qui fra campagna e zona urbana è molto forte. Nel corso degli ultimi 40 anni in Siria le realtà urbane si sono ruralizzate, in termini anche di elite politiche che piano piano hanno preso il potere all'interno dell'urbe, della città. Questo un po' per mitigare la contraddizione che può emergere da una mia affermazione per cui l'ISIS è un elemento, è un fenomeno fortemente che guadagna forza e consenso in zone rurali, pianeggianti, non di montagna, e depresse socialmente. Queste sono delle caratteristiche che accomunano entrambe le zone irachena e siriana. E a proposito di questo, e a proposito dell'introduzione che ho fatto sul fatto che bisogna cercare di capire ma chi sono questi terroristi, chi sono questi jihadisti, che storia hanno, sull'IMES ho scritto qualche tempo fa un articolo con una serie di informazioni raccolte sul terreno, non in Siria, ma raccolte fuori dalla Siria, con persone o vicine allo Stato islamico, o persone che sono state nello Stato islamico, o persone che hanno parenti e familiari, amici nello Stato islamico,
e quindi ho potuto raccogliere direttamente o indirettamente storie di gente che per varie ragioni, con vari percorsi, si è affiliata allo Stato Islamico. E l'ho scritto in prima persona immaginando di essere io un jihadista. È uscito diciamo, ha avuto fortuna questo articolo, forse anche per il registro che ho usato. E anche in questo articolo, ma anche nelle storie che voglio raccontare oggi, l'elemento che è stato già sollevato per quanto riguarda la forza del jihadismo nella parte europea occidentale, che emerge, è l'assenza di risposte. Vedere nello Stato Islamico e quello che oggi rappresenta a livello locale, non soltanto a livello internazionale, una risposta a un vuoto che io personalmente, io siriano, iracheno, ho. Nel caso siriano, la prima storia, brevemente, diciamo un piccolo quadretto, viene da Hajar el-Aswad, che è un sobborgo di Damasco, che adesso inquadro, Damasco la capitale della Siria. Ed è il centro di Damasco, il centro moderno, è questo in rosso. L'area rossa è l'area controllata dalle forze governative e dai loro alleati, russi, iraniani e quant'altro. L'area verde sono delle sacche di insurrezione più o meno estremista, più o meno nazionalista, ma insomma definiti non ufficialmente terroristi. E poi abbiamo invece una parte a sud, che adesso è sovrapposta da un blu che si riferisce alle aree della tregua in corso in Siria, ma questo piccolo poligono a sud di Damasco comprende il campo profughi palestinese di Yarmouk. Vicino a Yarmouk c'è Hajar el-Aswad, che vuol dire pietra nera, chiamiamolo pietra nera ed evitiamo ogni volta di complicarci la vita con un nome che può sembrarvi troppo strano. Pietra Nera è un sobborgo depresso, una baraccopoli nata tra gli anni 60 e la fine degli anni 70, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, per ospitare tutti i profughi che venivano dalle alture del Golan occupate da Israele tra il 67 e il 73. Il Golan è questa fascia, questo altipiano che separa oggi Israele dalla Siria. Profughi scappati siriani, scappati perché le loro case sono state distrutte dalla guerra, si sono ovviamente, come capita spesso, sono arrivati alla periferia della capitale e lì il governo e l'autorità gli hanno dato, diciamo, un pezzo di terra davvero poco ospitale. E nel corso degli anni, come sempre capita per i profughi, dalle tende sono poi passate delle case in plastica oggi, prima del 2011, quando poi le violenze in Siria sono cominciate, è una zona molto molto depressa, con una carenza di servizi essenziali. Parliamo di elettricità che spesso mancava, parlo prima del 2011, l'acqua corrente, e le persone di Pietra Nera sono state sempre viste dalla gente di Damasco, del centro di Damasco, della Damasco bene, come dei poveracci. E immaginiamo, insomma, in tante altre periferie italiane o periferie delle nostre zone c'è questa contrapposizione tra chi viene da un quartiere povero e chi viene invece da un quartiere benestante. E spesso, anche ben prima del 2011, l'Islam politico e la sua versione estremista era una risposta alle persone di Pietra Nera. Non a caso povertà e islamizzazione del radicalismo, perché la gente lì effettivamente aveva meno possibilità di altri, era ben presente. Pietra Nera è diventato una roccaforte dello Stato Islamico. Ma quale Stato Islamico? Quello di Baghdadi, che sta a Mosul? Uno Stato Islamico un po' locale, un po' un Stato Islamico fai da te. Oggi, se il vincente nel mondo dell'Islam sunnita si chiama Pinco Pallino, io mi metto la bandana con scritto Pinco Pallino. Magari qualcuno da Mosul o da Deir ez-Zor o da Raqqa manda un emissario, ci riconosce come membri di Pinco Pallino, e magari mi arriva pure un salario al mese, magari mi danno anche un pick up con una bella mitragliatrice, e io di fronte ai miei non sono più il poveraccio che c'aveva quella casa all'angolo che vendeva falafel, ma ho un ruolo sociale più importante. La storia di Mustafa è una storia molto comune a Pietra Nera. Aveva il desiderio di sposarsi in queste regioni costa,
perché c'è la dote da pagare, bisogna comprare subito la casa, non ci si può sposare e andare a casa dei genitori della moglie o a casa dei propri genitori, bisogna comunque avere una forza economico-sociale importante e bisogna sposarsi, non ci si può non sposare perché è una tappa sociale che inserisce l'uomo, il maschio, in una dimensione diversa, di maggior rispetto nei confronti degli altri maschi. Insomma, Mustafa aveva bisogno di continuare a sentirsi uomo e alla sua età di 20 anni ha prima partecipato alle proteste antigovernative in Siria nel 2011, si è poi unito alle brigate di cosiddette resistenza, protezione locale per la repressione governativa che subivano anche quelli di Pietranera, ha poi capito che queste brigate, diciamo, laiciste o laiche, che dicevano siriani siamo tutti uniti al di là dell'appartenenza confessionale, non funzionavano molto. Pietranera era già una roccaforte dell'Islam estremista, si è unito all'ala locale di Al-Qaeda, ma anche lì, un po' perché non pagavano abbastanza, un po' perché c'era qualcuno che sul terreno internazionale dimostrava di essere assai più interessante, un po' come quando in Libano moltissimi libanesi tra le squadre di calcio tifano sempre quelle che vincono. A Beirut è pieno di gente che tifa Manchester, Barcellona e Real Madrid, non perché loro hanno un'appartenenza geografica con Barcellona o con Manchester, semplicemente perché vogliono tifare per chi vince. Ogni campionato del mondo si scelgono le squadre che in teoria sono più forti e vanno a tifare le più forti. Ogni volta che io dico la squadra per cui tifo vengo messo ai margini perché non capiscono l'appartenenza della mia città con l'appartenenza al tifo. Ma a Pietranera tifare per la Nusra a un certo punto, vista la difficoltà che Zawahiri, il capo presunto di Al-Qaeda, aveva nei confronti di Baghdadi, e qui siamo in un periodo del 2013, prima del 2014, dava a questi di Pietranera una direzione per cui lo Stato Islamico era effettivamente una risposta migliore, e poi effettivamente pagava $200 di più al mese. Nusra pagava all'epoca, nel 2013, $400 lo stipendio a un miliziano medio, lo Stato Islamico metteva sul tavolo $600, che non sono pochi in Siria, e cambiano le cose. Alla fine, l'ideologia, siamo tutti jihadisti, perché comunque la Nusra, si sono dei qaedisti, ma i qaedisti sono jihadisti, poi ovviamente oggi qui non possiamo farvi tutta la storia, ma l'IMES per fortuna all'archivio ci sono numerosi articoli che diciamo in qualche modo affrontano in maniera più teorica tutta questa storia del jihadismo e del qaedismo, ma a livello ideologico non ci sono molte differenze, quello che cambia sono le prospettive sociali e anche di potere. Mustafa è morto sotto le macerie di un palazzo di Pietranera, colpito da un barile bomba sganciato dalle forze governative che agiscono, e qui con il plauso di tutta la comunità internazionale, nella cosiddetta guerra al terrorismo. Mustafa è un terrorista cattivo, uno con la barba che andava ucciso, ma se studiamo la sua biografia, e se magari qualcun altro invece dei soldi dei paesi del Golfo o di Baghdadi fossero arrivato a soccorrerlo, magari avrebbe preso la sua strada, avrebbe preso tutta un'altra direzione. Analogamente mi sposto a Mosul, qui parliamo quindi di Iraq, ecco qui il focus è su Mosul, zona grigia, grigissima, tra l'altro è molto vicina alla famosa diga di Mosul di cui si è parlato nei giorni scorsi, perché una ditta italiana, la Trevi, ha vinto l'appalto, ha firmato l'accordo con il governo iracheno per il restauro di questa diga. Mosul ha una storia di presenza dello Stato Islamico ben prima dello Stato Islamico, in qualche modo lì lo Stato Islamico esiste da almeno il 2005, non si chiamava Stato Islamico, si chiamavano Ansar al-Islam, i seguaci dell'Islam. Vabbè. Poi si sono chiamati Al-Qaeda nell'Iraq, poi Al-Qaeda in Iraq e in Siria, e poi hanno tolto Iraq e Siria e Stato Islamico. Ma alla fine, se noi andiamo a studiare le biografie di chi oggi a Mosul gestisce le finanze, sono importanti esponenti delle principali tribù della piana di Ninive, che facevano affari e controllavano il territorio economicamente prima di tutto, sotto Saddam Hussein, nel dopo Saddam Hussein.
C'è una linea di continuità delle elite politiche, di chi fa cosa dove, molto interessante, sia in Iraq che in Siria, ovviamente forse anche altrove, ma io mi occupo più di questa regione. Quindi andare a identificare, e ci sono dei giornalisti sul terreno iracheni, di Mosul, sostenuti ovviamente, aiutati anche da giornalisti che stanno fuori, perché non è un lavoro che si può fare in solitaria da Mosul, che hanno ricostruito una rete dei poteri economici di Mosul e hanno riscontrato come il potere di fatto economico, finanziario della città è in mano ai soliti noti, solo che oggi c'è la bandiera del terrorista dal punto di vista nostro, o dello Stato Islamico, o del vincente. Abu Bakr al-Baghdadi si è inserito in questo gioco. Lui oggi, se non avesse raccolto, se fosse stato abile a raccogliere l'alleanza e a capire con quali tribù bisognava entrare in contatto per prendersi la città, non potrebbe starsene dove sta, non potrebbe avere questo potere che poi da Mosul in qualche modo si irradia all'estero del dominio formale dello Stato Islamico. Quindi è molto importante, ha un effetto decisivo nel comprendere le dinamiche di potere all'interno e fuori dello Stato Islamico. La storia è di un membro di questo clan, i Luhayb, che gestiscono una parte importante del Beit al-Mal, ovvero del dipartimento finanziario di Mosul, ed è importante come il padre è una figura rilevante all'interno oggi dello Stato Islamico, nella gestione del Beit al-Mal, del dipartimento finanziario di Mosul. Il figlio invece si è dissociato nel 2013 dalla crescente forza del gruppo jihadista nell'area di Mosul ed è scappato. Lui ha commesso due hubris, e qui siamo in un liceo classico, due crimini nei confronti dei suoi, della comunità. Innanzitutto ha tradito un'autorità paterna, ha tradito anche un'autorità tribale clanica che è molto forte, e oggi ha anche tradito in qualche modo un progetto politico, e qualcuno lo accusa anche di essere traditore dell'Islam, perché a Erbil, la periferia di Erbil dove si trova, è entrato in contatto con esponenti della società civile irachena che trasversalmente, al di là delle appartenenze confessionali, cristiani, sunniti, sciiti, curdi, confessionali ed etniche, nel caso iracheno ancora più importante, arabi curdi, cercano di lavorare per una ricomposizione delle fratture nate nel paese anche a causa dello Stato Islamico, ma non soltanto. Oggi lui è fuori dalla comunità, è fuori da tutto, in qualche modo è stato espulso e rinnegato. Su di lui pende una condanna a morte e vive davvero in modo clandestino alla periferia di Erbil, perché comunque le braccia dello Stato Islamico, le braccia della comunità, della tribù, possono benissimo arrivare ad Ain Kawa, questa località vicino a Erbil. Però un'altra dimensione importante, quella diciamo anagrafica, Lucio Caracciolo prima ricordava come il segmento giovanile sia quello che è più, forse naturalmente, attratto da questa dalle ideologie ribelliste di voler cambiare il mondo in qualche modo, quale che sia la ricetta, ma è anche interessante vedere come sia in Siria che in Iraq i figli di molti padri che hanno deciso di rimanere nella continuità, nella conservazione del potere, quale che sia il regime siriano o degli insorti che oggi gestiscono il territorio in maniera mafiosa, o dall'altra parte Saddam Hussein e chi è venuto dopo, i figli di questi padri, alcuni di loro coraggiosi, hanno scelto una ribellione che è in una direzione nazionale in alcuni casi, siamo tutti siriani, in alcuni casi è comunitaria, ma è in contrasto con l'autorità paterna, con l'autorità tribale e anche con l'autorità di un cosiddetto Islam più vero rispetto ad altri. L'ultima notazione, e poi vi lascio la parola. Lucio Caracciolo nel suo percorso lo ha detto implicitamente, ci terrei a dirlo in maniera ancora più esplicita, sempre partendo da un'immagine: jihadisti che nel centro Iraq vicino all'Eufrate compiono un massacro di agenti di polizia e militari delle forze governative irachene. In questo video, brutale senza dubbio, si vedono
gli aguzzini, i cattivi terroristi e le vittime. Se vogliamo, le vittime sono per lo più tutte classificabili come loro, altri, musulmani, iracheni, dall'altra parte, non è roba nostra. Gli aguzzini, molti, tra di loro si riconoscono molti jihadisti provenienti da realtà nostre. Lo Stato islamico, oltre ad aver abbattuto, almeno formalmente, poi sul terreno non è così chiara l'aver abbattuto il confine fra Iraq e Siria, però ha abbattuto un confine simbolico tra Oriente e Occidente, che forse questo è uno degli elementi che nel lungo termine dovremmo cercare di studiare. Lucio Caracciolo lo ha detto chiaramente, non è un fenomeno soltanto orientale, non è un fenomeno loro e noi da questa parte, è un fenomeno che unisce tutti. Basta citare l'elenco di nazionalità che sono all'interno dello Stato islamico. Qualche giorno fa sono stati uccisi 7 olandesi jihadisti che se ne stavano in un campo e che apparentemente avevano delle idee diverse dal capo locale del campo. Erano olandesi, erano roba nostra. Ma la divisione fra Oriente e Occidente, che in qualche modo il qaedismo dal 2001 in poi ha accentuato nella retorica di come i media hanno raccontato la guerra al terrorismo, diciamo la prima versione, è stato completamente e oggi completamente annullato da un fenomeno che non è possibile derubricare come orientale o occidentale, non è più una questione di noi, loro. Questo anche era un elemento che tenevo a sottolineare. Io vi ringrazio e aspettiamo le vostre... Ragazzi, tocca a voi, chiedete quello che volete, obiettate quello che pensate sia giusto obiettare. C'è qualche microfono che gira, immagino. Basta alzare la mano, prego. Microfono da quella parte. Oppure venga qua, sì. Eccoci. No, io mi chiedevo semplicemente poi perché lei. Avevo fatto un po' delle riflessioni per conto mio e non so quanto siano giuste. Non sono mai riuscita a capire bene se sia più pericoloso sia per l'Occidente che appunto per la popolazione degli orientali un terrorismo, diciamo, organizzato, comunque che ha dei centri di potere come è quello dello Stato islamico, oppure una guerriglia disorganizzata, senza capi e insomma che compie delle azioni senza un motivo o con delle intenzioni chiare, non so. Grazie. Ottima domanda, vogliamo raccogliere un po' di domande e poi proviamo a rispondere. Quindi lei aveva alzato la mano? No, chi è che aveva alzato la mano da quelle parti? Lei, sì, prego, faccio un... Si rivolga a loro. Grazie. Grazie. Davvero ottime domande, prego lei. Buongiorno. Io vorrei farle una domanda su un momento più attuale riguardo alla Libia, ovvero voi notate rispetto
all'invasione del 2011, parlando di quella che si è intenzionati a fare, delle differenze sul piano strategico, anche su una volontà di creare una linea diversa già a lungo termine, oppure rischiamo che il problema di un assetto statale e politico si venga a ripresentare tra qualche anno come adesso? Bene, allora proviamo un attimo, proviamo a fare un primo giro di risposte brevi. La prima domanda è di carattere quasi tattico-militare. La mia personale scelta è meglio essere, diciamo, di fronte a un nemico visibile, formale, con dei numeri di telefono a cui eventualmente rivolgersi, piuttosto che di fronte al lupo solitario o al pazzo che per imitazione e per appartenere a quel mondo mediatizzato dei terroristi e passare magari alla storia compie degli atti inconsulti e compie delle stragi. Certo, quello che può produrre un'organizzazione strutturata, l'abbiamo visto l'11 settembre a New York, l'abbiamo visto in misura molto minore a Parigi il 13 novembre, può essere un danno di massa e può provocare centinaia o forse migliaia di morti. Però è un fenomeno che accade ogni tot anni, almeno finora è successo così. Dopo l'11 settembre 2001 nessun attentato si è avvicinato nemmeno lontanamente a quel livello di preparazione e di effetto e naturalmente anche di morti. Una cosa è avere a che fare quindi con un fenomeno strutturato che si può conoscere e si può colpire, è un bersaglio, altra cosa è trovarsi di fronte al lupo solitario o all'imitatore, e purtroppo questo tipo di fenomeno è un fenomeno che nella parte occidentale del mondo è piuttosto diffuso. Una piccola notazione: non è che gli attentatori suicidi siano un'invenzione dei jihadisti. I primi attentatori suicidi nella storia, almeno nella storia contemporanea, sono stati i terroristi curdi del PKK, che erano dei marxisti, quindi tutt'altra ideologia. Forse su Palmira è meglio che rispondi tu. Grazie per la domanda. La dimensione economica è importante, Lucio aveva sottolineato anche la dimensione comunque simbolica della distruzione di alcuni tempi a Palmira, ed è una distruzione che va in tante direzioni. C'è un messaggio da lanciare all'esterno: innanzitutto noi jihadisti sappiamo che voi occidentali tenete a questi simboli, quindi colpiamo perché sappiamo che ci tenete. In qualche modo è come quando vogliamo ferire in maniera meschina qualcuno perché lo conosciamo bene, sappiamo qual è la cosa che veramente lo ferisce. La quantità di reperti archeologici, manufatti, monumenti distrutti tra la piana di Ninive in Iraq e Palmira, anche qui sono per adesso e per fortuna limitato come numero rispetto alla forza simbolica, all'enfasi che questa distruzione ha creato, e proprio su quest'enfasi in questo caso lo Stato Islamico gioca. Un messaggio rivolto all'esterno, poi c'è un messaggio rivolto all'interno che è legato all'osservazione che faceva lei, un messaggio innanzitutto che si vuole colorare di Islam e quindi in qualche modo vuole alterare o vuole intervenire sulla costruzione dell'identità. Anche qui parlare di popolo sia per l'Iraq che per la Siria è un discorso molto ampio, ma anche qui il popolo siriano, il concetto di popolo siriano è stato costruito dal nazionalismo siriano e da quello iracheno negli ultimi 50 anni, anche quello è un po' una sorta di invenzione, come tutte le volte che si parla di popolo, c'è un intervento a tavolino per dare un'identità entro certi confini e quant'altro. E per lo Stato Islamico oggi, che si vuole porre in rottura nei confronti di questa costruzione identitaria, certo, abbattere quel tempio che magari è sulle banconote, appare da decenni sulle banconote siriane, è un attacco chiaramente all'idea nazionalistica del popolo siriano, ma è anche un messaggio a tutti i musulmani, in questo caso della Siria o dell'Iraq: guardate, state attenti che tutto ciò che è pre-islamico è considerato tabù, è considerato haram, è considerato illecito, quindi può essere distrutto. Però
se studiamo, se anche osserviamo con attenzione il numero di video che lo Stato Islamico ha prodotto da Palmira, non soltanto hanno fatto vedere come hanno distrutto alcune tombe preislamiche dell'epoca, adesso qui non voglio sbagliarmi, ma comunque di tarda epoca romana, hanno anche usato, senza distruggere, l'anfiteatro di Palmira per inscenare esecuzioni capitali sommarie, sgozzamenti, eccetera, senza distruggere una pietra di quel teatro. Eppure quel teatro è evidentemente preislamico, ma in quel caso usano il simbolo nella maniera più adatta. Il teatro, inscenano una vera e propria rappresentazione in cui sgozzano una presunta spia del governo. Quindi c'è anche un uso a volte strumentale e non sempre chiaro. Concludo, un effetto molto negativo che va nella direzione del minacciare l'identità del popolo o la sua memoria. Nei campi profughi siriani in Libano ci sono dei ragazzi che hanno una decina d'anni e che quando erano a scuola in Siria avevano 5-6 anni, quindi non hanno avuto la possibilità o di andare proprio a scuola o di fare le gite scolastiche che venivano fatte in Siria nei luoghi storici, come capita per noi in Italia, quindi di conoscere il patrimonio grazie alle scuole, e quindi molti di loro non hanno mai visto Palmira. Conoscono la Siria attraverso gli occhi di un campo profughi in un paese o comunque in una regione lontana dalla Siria, o comunque vicina ma altra, e non possono più vedere quelle torri distrutte dallo Stato Islamico. Questa sicuramente è una perdita dell'identità, della memoria e anche della concezione di un popolo. In altre situazioni, in Siria, nel sud della Siria, nella regione di Dara, docenti di una scuola, sempre rimanendo quindi in un contesto simile al vostro, quando istituzioni che cercavano di inserire nel curriculum scolastico lo studio dell'archeologia, parlo del 2013 e del 2014, proprio cercando di riportare gli studenti allo studio di un patrimonio nazionale, di fare quindi una controretorica, una contronarrativa, per dire guardate ragazzi, siamo tutti siriani, ci unisce Aleppo, Dara, Raqqa e Tartus anche attraverso l'archeologia, alcuni di questi studenti e poi di questi docenti, e quindi poi è arrivato al preside che ha detto di no all'introduzione di questo curriculum, di questo nuovo modulo di studi sull'archeologia, perché avevano timore che gli islamisti locali, influenzati dalla retorica dell'ISIS, l'ISIS non c'è, ma sono stati influenzati dalla retorica dell'ISIS, gli islamisti locali potessero dire no, questo curriculum, questo modulo va contro l'Islam. Indirettamente anche quei ragazzi di Dara, a causa della retorica e dell'atteggiamento mediatico dell'ISIS, non hanno potuto approfondire tramite questo modulo scolastico, e quindi sicuramente è un danno indiretto, ma è un danno molto importante che si fa all'identità, che ovviamente non è soltanto siriana, come disse un famoso archeologo francese alla fine dell'Ottocento, ogni volta che si distrugge un pezzo della Siria antica si distrugge un pezzo del mondo, perché la Siria e l'Iraq sono state parte delle civiltà. È un pezzo di Roma. È un pezzo di Roma, certamente. Quindi anche qui è un'identità collettiva, non soltanto siriana e irachena. Scusate se mi sono dilungato, ma credo che gli esempi locali diano l'idea. Sì, un solo aspetto importante che mi pare Lorenzo abbia sottolineato è quello della sceneggiatura. E credo che lo Stato Islamico potrebbe presentare la sua candidatura all'Oscar per la sceneggiatura. Cioè loro sono molto abili e molto moderni nel rappresentare se stessi. Lo Stato Islamico deve sembrare molto più di quello che è, a proposito di enfasi. Quindi quando voi vi imbattete in questa propaganda, considerate di fare un certo sconto rispetto a quello che viene rappresentato. Loro vogliono apparire ciò che non sono, cioè una grande potenza. La domanda sulla Libia, questa merita una conferenza a parte, chi lo crede potrà sentire qualcosa di molto più approfondito sia oggi che domani nel corso della conferenza di Palazzo Ducale. Posso semplicemente dire una cosa, la Libia non esiste. La Libia è stata inventata dagli italiani, in particolare dal governatore Balbo negli anni 30, con metodi anche abbastanza spicciativi. Oggi la Libia, dopo Gheddafi, è un territorio percorso da milizie, organizzazioni criminali, gruppi, alcuni jihadisti, altri niente affatto, che scorrazzano armatissimi, perché l'arsenale di Gheddafi è stato praticamente lasciato
l'impasto al primo che arrivava, e molto spesso il Kalashnikov è l'unica alternativa alla morte o alla miseria. Quando si dice bisogna disarmare quelle popolazioni, per disarmarle o gli compri il Kalashnikov e va bene, ma oltre a comprare il Kalashnikov gli devi anche dare un lavoro, gli devi dare una prospettiva, gli devi dare un rango, e quello che non può eventualmente essere dato da nessuna invasione militare. Io non credo che ci sarà lo sbarco in Normandia, per capirci, in Libia. Penso che continueremo con delle azioni più o meno segrete, che poi segrete sono fino a un certo punto, che già americani, francesi e britannici stanno compiendo contro installazioni dello Stato Islamico, che anche qui è molto meno di quello che si racconta, per proteggere i terminal petroliferi e le strutture di estrazione del greggio, ma non credo che sarà molto di più. Se sarà di più, sarà perché entreremo in una catena, in un vortice non controllato, non voluto, non strategico, che come in altri casi, penso anche all'Afghanistan e all'Iraq, porta degli interventi che dovevano essere limitati a diventare delle guerre fuori controllo. Questa è una possibilità. Non credo che sia nelle intenzioni di chi sta pianificando anche in Italia uno sbarco limitato in Libia, anche perché non si capisce bene quale sia l'obiettivo, cioè che cosa concretamente si può rimettere in piedi in Libia dopo aver fatto fuori 10 o 20 capi dello Stato Islamico. C'è spazio per altre domande? Prego. Grazie davvero. Grazie. Spera. Ho visto una mano alzata, prego. Grazie.
Grazie. Non ho capito. Quali sarebbero le ripercussioni del caso Trump salisse al potere? Non ho capito chi salisse al potere. Trump, che c'è? Si è parlato di propaganda e di altre apocalisse possa portare persone allo Stato islamico. Però volevo capire le motivazioni dallo Stato islamico per essere, diciamo, dalla parte giusta di questa risposte per tutti, almeno ci proviamo, non prendete quello che diciamo troppo per oro colato. Allora, l'intervento in Libia, certamente diciamo che la disponibilità a morire per la patria in questi paesi occidentali è molto minore che in altre parti del mondo, e quindi se troviamo qualcuno che muore al posto nostro, ben venga, ma non è così semplice trovare il cosiddetto curdo di servizio. Nel senso che molto spesso quello che tu immagini essere un tuo strumento che va a morire per te, eventualmente vive per sé, cioè ha i suoi interessi e cerca di usare il presunto padrone per affermare i propri interessi. Accade molto spesso nelle guerre cosiddette al terrorismo, è successo recentemente, per esempio pensiamo alle guerre nei Balcani, dove l'Occidente ha appoggiato la guerriglia kosovara che aveva i suoi obiettivi, adesso il Kosovo è uno dei più importanti snodi delle mafie internazionali, e non credo che fosse questo l'obiettivo dell'Occidente. Sulla donna nello Stato islamico magari ci dirà qualcosa di più Lorenzo per quanto riguarda le donne diciamo locali, autoctone. Per quello che ho potuto leggere io e sentire io a proposito delle donne occidentali, delle ragazze occidentali che si imbarcano per questo percorso che in genere attraverso la Turchia sfocia nei territori occupati dallo Stato islamico, le motivazioni sono piuttosto peculiari, e cioè nell'orizzonte apocalittico che ho cercato di disegnare il ruolo della donna è quello di servire l'uomo combattente che porta avanti gli ideali della vera fede, che difende la giusta causa. E molto spesso le donne, ma anche i ragazzi che si, virgolette, chiuse virgolette, iscrivono a questa organizzazione, lo fanno come potrebbero farlo iscrivendosi a Medici Senza Frontiere o a Save the Children, cioè l'orizzonte è lo stesso, l'idea di andare a salvare l'umanità. Solo che chi salva l'umanità facendo il Medico Senza Frontiere o appartenendo a organizzazioni che curano i bambini in pericolo fa qualche cosa di giusto, di positivo. Chi pensa di salvare il mondo ammazzando il prossimo, dal mio punto di vista, non fa esattamente lo stesso lavoro, ma può essere interpretato come tale, cioè come appunto un ideale salvifico, un ideale che serve l'umanità in una visione appunto apocalittica di fine del mondo. Provo a rispondere brevemente anche a un altro paio di domande, poi lascio il microfono a Lorenzo. Chi sta con chi? È molto difficile anche per chi segue professionalmente questi temi stabilire in maniera definitiva chi sta con chi, perché i gradi di manipolazione reciproca sono formidabili, e qualche volta mi domando io stesso come i combattenti sul terreno siano certi davvero di colpire un nemico piuttosto magari un amico, o comunque in che senso quello sia un nemico o piuttosto un amico, specialmente in una guerra civile dove non è che tutti vanno con le belle divise stirate degli eserciti regolari. Certamente c'è un grado di manipolazione, per esempio, dello Stato islamico fortissimo. Lo Stato islamico è stato definito da alcuni analisti un mostro provvidenziale. Mostro non c'è bisogno di spiegare perché. Provvidenziale perché è provvidenziale rispetto a interessi di potenze ben più strutturate, che hanno magari obiettivi completamente diversi. Se noi guardiamo per esempio lo Stato islamico dalla prospettiva dell'Iran, una visione vagamente complottista del rapporto fra Iran e Stato islamico, abbiamo anche pubblicato un articolo su questo,
vede nello Stato islamico anche una matrice iraniana per poter legittimare l'intervento dell'Iran in quello che l'Iran considera il territorio di profondità strategica che dalla roccaforte persiana sfocia nel Mediterraneo. L'Iran combatte in Siria, l'Iran ha i suoi in Libano, l'Iran ha i suoi a Baghdad, perché quello è l'impero persiano. Lo stesso vale anche per una parte dell'Afghanistan, se vogliamo. E lo Stato islamico consente, secondo questa visione, all'Iran di andare a combattere un nemico e di mantenere le sue posizioni o di allargarle. Una visione forse leggermente più concreta e vicina alla realtà vede per esempio nello Stato islamico anche, almeno inizialmente, uno strumento dell'Arabia Saudita, delle petromonarchie del Golfo Arabo, che hanno per ragioni diverse nell'Iran il loro nemico storico, negli sciiti il loro nemico religioso, e quindi lo Stato islamico che va a combattere contro gli amici dell'Iran e contro gli sciiti, e gli sciiti sono il vero grande nemico dello Stato islamico, almeno in questa fase, uno strumento utile. Non parliamo poi della Turchia, e potrei continuare. Perché la Russia è intervenuta? Secondo me per molte ragioni, ma per una fondamentale: per dimostrare agli americani che la Russia non è una potenza regionale e che la Russia non si fa chiudere nell'angolo ucraino. Quando ci fu l'intervento militare russo in risposta al colpo di Stato a Kiev, Obama disse: ma in fondo la Russia è una potenza regionale. Pare che Putin, che è un ragazzo con un certo ego, si sia offeso moltissimo, e per dimostrare agli americani che la Russia non è una potenza regionale ma è una potenza con interessi più o meno dappertutto, è intervenuto in Siria. Perché proprio in Siria? Perché una delle caratteristiche del regime di Al-Assad è quella di essere geopoliticamente un alleato della Russia, anzi diciamo è il riferimento principale della Russia in Medio Oriente, quindi la Russia non può perdere il suo ultimo grande importante riferimento in Medio Oriente. Da un punto di vista anche culturale, la classe dirigente siriana, qui forse Lorenzo vorrà smentirmi, è sovietica, cioè ha una formazione anche biografica di tipo sovietico, nel senso che hanno studiato nelle scuole, nelle università, nei centri di formazione, sono collegati a livello di intelligence storicamente al KGB e alle sue derivazioni, e quindi diciamo c'è una certa affinità, ci si capisce. Mi ha colpito recentemente sentire il ministro dell'economia siriana parlare del piano quinquennale, mi veniva da ridere anche a lui, però evidentemente c'è una qualche forma di affinità che persiste anche dopo la fine del Bush. Infine la domanda su Trump, poi lascio le altre, ma se vuole dire qualcosa su questo anche Lorenzo. Non lo sa nemmeno lui. Se voi prendete le dichiarazioni che ha fatto Trump in questi anni, ha detto tutto il contrario di tutto. Trump si è candidato alla presidenza degli Stati Uniti per farsi pubblicità, certo non per i soldi, lui è uno degli uomini più ricchi d'America, un super Berlusconi per capirci. Lo ha fatto per vanità e ora comincia a prenderci gusto, perché ha capito che è diventato il riferimento dell'anti-establishment, cioè di tutti quegli americani, e sono molti, che non amano il sistema politico americano, di tutti quegli americani, in particolare degli americani bianchi, che non ne possono più delle minoranze latine, nere, asiatiche, eccetera, e quindi loro che sono sempre stati i padroni dell'America finalmente trovano un americano, come dice il nome, di origini tedesche, che rappresenta l'uomo bianco e che addirittura loda il Ku Klux Klan e altre organizzazioni razzistiche. Allo stesso tempo Trump è stato fino a ieri un uomo del Partito Democratico. Quindi voi trovate gente di sinistra, di destra, che in qualche modo è attratta da questo discorso vagamente eversivo, ma anche molto vago, di Trump. Quindi lui può fare tutto il contrario di tutto. Diciamo che in termini di politica internazionale lui parte come, per capirci, isolazionista, cioè non ha molta voglia di andare a fare le guerre in giro per il mondo, in questo interpretando un sentimento profondo degli americani, che sono probabilmente il paese più provinciale del mondo. Ma lasciamo spazio alle risposte di Lorenzo e poi c'è naturalmente il vostro turno. Velocemente, le donne, diciamo donne indigene nell'ISIS, per quanto ne so io, per le testimonianze che raccolgo, sia in Iraq che in Siria, in generale
è una delle categorie vulnerabili più colpite dalla presenza dello Stato islamico, se la passano davvero male. In molte regioni avevano un ruolo, prima dell'arrivo dello Stato islamico, importante, di rilievo nella società locale, nelle proprie comunità, ovviamente sempre all'interno di un quadro islamico di riferimento. So che purtroppo in Italia, in Occidente, spesso siamo molto attenti a misurare il grado di libertà di una donna musulmana se indossa il velo oppure no. Quindi spesso la questione si riduce alla presenza del velo e al grado di quanto il velo copre il viso. Sicuramente ha una rilevanza questo anche in un quadro islamico, però vi invito a non pensare che la repressione della donna nello Stato islamico sia soltanto in qualche modo banalizzabile sul fatto che le donne adesso a Raqqa debbano andare con un velo che copre l'intero corpo, mentre prima avevano un velo che lasciava scoperto tutto il viso. In generale sono ancor più di prima messe ai margini della società, non possono svolgere funzioni pubbliche, sono spesso vittima, come tanti maschi, come tanti uomini, di violente punizioni, frustate in pubblico, ci sono stati casi di lapidazioni. In un'area fuori dallo Stato islamico, nel nord della Siria, ci sono stati anche casi di esecuzioni sommarie nei confronti di donne accusate di adulterio, e anche qui non è soltanto una questione di Stato islamico tout court, ma in generale di un atteggiamento jihadista, qaedista, che sta prendendo piede. Quindi sicuramente le donne nello Stato islamico e soci oggi se la passano davvero molto male. Scusate. Allora, per quanto riguarda la domanda poi sul Libano, c'è quella sull'Afghanistan, diciamo terrorismo in Afghanistan. Per quanto diciamo mi riguarda, posso dare un accenno sulla presenza di miliziani afghani accanto alle truppe di Hezbollah, diciamo nella nebulosa che oggi da questa parte del mondo è indicata come i buoni, quelli che stanno facendo la guerra all'ISIS, al terrorismo, quindi non sono più considerati terroristi come poteva essere negli anni 80 o negli anni 90, ma sono sciiti afghani che oggi combattono inquadrati come ausiliari di Hezbollah in Siria, per esempio, e sono considerati invece terroristi dall'altra parte, dai loro rivali. Da moltissime persone anche in Libano sono identificati come dei terroristi sciiti. Ricordiamo tra l'altro che il jihadismo in una forma diversa è presente anche nel mondo sciita, per cui un leader di Hezbollah che muore ad Aleppo 3 giorni fa è stato sepolto e lo slogan che accompagnava il suo funerale era "è morto per servire il jihad". È un vero e proprio jihadismo. Ora tutto qui, il jihadismo come viene percepito da noi è quello brutto e cattivo del musulmano sunnita. Nei luoghi dove so io la questione è un po' più complessa, i jihadisti sono considerati dei veri e propri terroristi. In Libano, a proposito, in particolare Beirut, è un territorio fuori in qualche modo, ma anche dentro al Medio Oriente. Storicamente, adesso qui non posso farvi la storia di questo piccolo paese ritagliato nella Siria ottomana, ma attualmente il Libano, in particolare la sua capitale Beirut, sono un po' una bolla esclusa che ha un affaccio sul fronte di guerra. In Libano, in particolare a Beirut, si vive una vita normalissima, a parte dei disagi che non c'entrano nulla con lo Stato islamico. È vero, ogni tanto i media italiani mettono l'enfasi sul fatto che Beirut è stato teatro di una lunga guerra civile tra il 75 e il 90. Beirut viene spesso ricordata nei media italiani come un posto travagliato dalle violenze, dall'autobomba, dagli omicidi mirati, e in parte è vero, ma ci vivo da 11 anni, ho potuto mettere su famiglia, si esce la sera, si va al cinema, si va a teatro, è un posto per certi aspetti più vivibile di altri posti in Europa, con tutta una serie di disagi che poi sono legati magari alla mancanza di elettricità in alcune ore del giorno, o di acqua corrente, o di ammasso di rifiuti per una crisi di rifiuti che ormai viene da lontano. Questo appunto è un argomento che andrebbe molto approfondito, ma
ha a che fare con la percezione distorta che i media, non soltanto italiani, danno del Medio Oriente, per cui tutto il Medio Oriente è un posto di reietti, barbuti, con la sciabola pronti a sgozzarci tutti. Sulla situazione in Siria Lucio è andato abbastanza nel profondo. Vogliamo ricordare soltanto che l'Iran e la Russia sono alleati strategico-militari di Damasco sin dalla fine degli anni 70, primi anni 80. La Russia tra l'altro interviene in Siria per difendere una sua posizione nel Mediterraneo e in Siria, un luogo importantissimo per Mosca. Una domanda molto importante, ringrazio chi me l'ha fatta, sul come, cosa si dice a Damasco, come viene considerato il presidente Bashar al-Assad dall'opinione pubblica che si trova nelle aree sotto controllo del governo, tra cui Damasco. Innanzitutto non sono d'accordo con l'idea che i media in Occidente descrivano Assad come un brutale dittatore. Mi sembra al contrario che dall'intervista che la Maggioni di Rai News 24 ha fatto all'ultima che la TV tedesca fa, ma in generale l'icona che emerge di un presidente in giacca e cravatta che ha studiato in Inghilterra, che parla un inglese molto fluente, molto buono, che ha una moglie bella, educata anche lei a Londra, rispetto ai barbuti dell'ISIS sembra emergere comunque un'immagine di un presidente riformatore che è aperto e che adesso ha annunciato ad aprile le elezioni legislative, quindi anche democratico. Per questo, per quanto riguarda i media occidentali, e per il mio lavoro li devo seguire tutti i giorni, i fatti raccontano una storia siriana, gli ultimi 50 anni, di numerosi crimini, e non sono appunto dati di opinione ma sono fatti supportati da numeri, per cui il potere, la struttura di potere in Siria dal 63 a oggi ha commesso numerosi crimini nei confronti dei siriani stessi, in particolare dal 2011 a oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU, che non è una commissione d'inchiesta di chissà quale potere nascosto, ma lavora seriamente per cercare di documentare i crimini commessi in Siria da tutte le parti, ha anche di recente dimostrato che più del 75% dei crimini commessi in Siria, parliamo di quasi 500.000, quasi mezzo milione di persone uccise negli ultimi 5 anni, il 75% dei crimini sono attribuiti alle forze governative, quindi non è che i media descrivono un dittatore sanguinario. Al di là delle etichette, ha una responsabilità politica e dovrà rispondere di numerosi crimini che vengono attribuiti a lui e ai suoi apparati di sicurezza, in questo senza togliere nulla alle responsabilità che tutte le altre parti in guerra, tra cui lo Stato Islamico, hanno nelle violenze in Siria, ma per ora la quantità di crimini che gli vengono attribuiti è maggioritaria. Le persone che si trovano all'interno delle aree governative, in particolare Damasco, sono sostanzialmente preferiscono sicuramente il potere di Assad, anche per ragioni personali, perché dove non c'è Assad ci sono continui bombardamenti, almeno questo fino al 27 febbraio, quando è iniziata una tregua che fino adesso regge. Quindi stare a Damasco, stare nelle zone controllate dal governo, significa stare in territori leggermente più sicuri, dove si rischia di meno la vita. Sicuramente la carenza di servizi economici è presente anche lì, ma in generale si sta meglio. Quindi di fronte all'ISIS, che comunque si mostra così brutale e che di fatto reprime in maniera assai più evidente, vedi il discorso delle donne, sicuramente se oggi si andasse alle elezioni in Siria Assad stravincerebbe, e ancora oggi moltissima opinione delle regioni controllate dal governo siriano è favorevole comunque alla permanenza di Assad al governo. Questo non vuol dire che è un presidente eletto democraticamente o legittimo. Qui anche viene fatta molta propaganda in Italia e all'estero sulla legittimità del processo democratico in Siria, ma è una storia lunga. Io su questo ho scritto un libro che è uscito con Mondadori Università nel 2014, Siria dagli ottomani agli Assad, che è una storia della Siria contemporanea. Anche lì potete trovare molta bibliografia per approfondire. Non so se abbiamo ancora altro tempo, ma sì, lascio la parola a Lucio. Sì, per quanto mi riguarda il tempo che volete voi, prego. Voi avete detto che a livello mediatico in Occidente si tende spesso ad enfatizzare la questione islamica e quindi magari dare anche una percezione distorta della realtà, alimentando quindi le nostre paure che poi sarebbe a secondare lo scopo dei terroristi. E mi chiedevo come fosse possibile
qualcun altro c'è? No, niente, mi dicono che c'è uno solo. Io penso che è una domanda un po' più semplice, cioè in che modo si interviene nell'educazione proprio dei bambini? Se studiano, se esistono scuole, cosa studiano? Cioè quali sono le materie che vengono appunto studiate, che cosa no, se sono, cioè, in che modo appunto viene educato forse più giovane della popolazione? Parto da quest'ultima domanda che si collega all'altra domanda relativa alle scuole nel territorio controllato dallo Stato Islamico. Una piccola notazione, ho sentito appunto il termine scuole occupate, al di là che questo mi ricorda tutt'altro movimentismo in Italia della scuola occupata, ma la scuola usare spesso, l'ho riscontrato tra i colleghi italiani, di pensare che l'ISIS occupi un territorio. L'ISIS è prima di tutto un fenomeno locale, non sono venuti da Marte a occupare l'Iraq e la Siria. Come abbiamo detto, in particolare per quanto riguarda la leadership, sono iracheni. Quindi al di là ora dell'uso accoppiandola alla scuola, però ci tengo, e questa è un'occasione, a sottolineare come il termine occupato possa far pensare a una potenza straniera che sia entrata in un territorio altro. Soltanto in alcuni casi è così, nella maggior parte dei casi in Siria e in Iraq sono dei poteri formali, informali, locali, che hanno trovato un'etichetta, un cappello, come dicevamo prima, per realizzare i propri interessi, ma sono gente del luogo. Nelle scuole hanno innanzitutto raccolto una tradizione che è una tradizione secolare, che è quella diversa dall'insegnamento che in qualche modo possiamo considerare noi secolare, moderno, anche se qui pure l'uso del termine moderno in termini positivi è da usare con le pinze, però si è tornati nelle scuole dello Stato Islamico a pensare che l'elemento di base sia lo studio mnemonico delle fonti sacre, in particolare del Corano. Chi non so di voi ha fatto storia delle religioni o anche storia della civiltà arabo-islamica, pillole di sul sussidiario o nel libro di storia, può aver studiato che uno degli elementi fondanti della città islamica era la madrasa, il luogo dello studio, ed era lo studio del Corano, non era le materie divise. Attraverso il Corano in qualche modo si studia tutto, è un po' un'enciclopedia che introduce il giovane, giovanissimo, alla vita e quindi a tutte le varie materie, quelle che noi consideriamo materie. Questa è tornata a essere la base dello studio pubblico nelle scuole dello Stato Islamico, arricchito da un apparato, da un curriculum che mira comunque a, diremo noi, fare il lavaggio del cervello ai giovani jihadisti o ai futuri jihadisti, dando loro delle immagini di scontro nei confronti dell'altro, incitandoli alla violenza nei confronti di chiunque, musulmano o no, non sia a favore dello Stato Islamico, in tutta la retorica che poi si declina anche arrivando alle riviste come Dabiq e Dar al-Islam. In qualche modo è un percorso che inizia sui banchi di scuola della madrasa di Raqqa e Mosul e prosegue poi in tutto il sistema di propaganda che avete già visto. Potrei dilungarmi qua su tanti aneddoti sulla violenza intrinseca nelle elezioni, nei sussidiari, perché poi alcune pagine di questi sussidiari sono state pubblicate o su Facebook o su altri siti, quindi abbiamo cognizione di cosa si studia, di quali esempi anche per studiare la matematica vengono fatti agli studenti. Non è più vai dal fruttivendolo e compri tre mele o un chilo di patate, mezzo chilo ti cade a terra, quante patate ti rimangono. In questo caso è uccidi tre infedeli, a uno, a due la testa salta interamente, al terzo gli rimane attaccata una parte di cervello, quanti infedeli ha ucciso nel modo giusto. Alcuni di questi aneddoti sono anche enfatizzati e artefatti dai nemici dello Stato Islamico, che vogliono mostrare uno Stato Islamico davvero brutale. In altri casi abbiamo conoscenza che esempi davvero violenti e aberranti effettivamente vengono insegnati nelle scuole. Un dato: non c'è ancora un ministero dell'educazione che veramente unisce i curricula tra Iraq e Siria, e anche in questo caso notiamo
una resistenza delle realtà locali siriane e irachene a mantenere una propria autonomia anche in termini di educazione, e questo va a contraddire l'idea che lo Stato islamico, come lui stesso vuole mostrarsi, sia uno Stato che ha abbattuto i confini. A livello amministrativo, a livello economico e anche a livello educativo non c'è ancora un'educazione omogenea tra Raqqa e Mosul. Continuiamo a usare Raqqa e Mosul come due poli, siriano e iracheno, ma ovviamente la realtà è molto più complessa. La domanda che era molto, molto interessante, il cuore della questione, gli scenari possibili, Lucio risponderà dal suo punto di vista, io rispondo diciamo dal punto di vista interno, faccio un po' l'avvocato del diavolo, non che parlo per voce dei jihadisti, ma metto l'accento sulle vittime del jihadismo in Iraq e in Siria. Se pensiamo e ritorno alle storie di Pietra Nera o alle storie di Mosul, bisogna dare risposte ai giovani e ai settori più depressi delle zone oggi colpite dalla presenza dello Stato islamico in termini di sviluppo socio-economico. Bisogna dare alternative, le bombe dall'alto o gli interventi di terra, in qualche modo la soluzione militare, quale che sia, o quella politica dal basso non possono avere effetto se non si investe. Ovviamente è un investimento a lungo termine, non è una ricetta che può un governo che dura 4 anni avere effetti. Quindi non mi aspetto che Renzi o qualche altro leader politico che ha un mandato molto limitato in termini temporali oggi possa dire io inizio con questa ricetta e poi tra 2 anni guadagnerò voti perché in Italia si sono accorti che ho sconfitto lo Stato islamico. Ovviamente il politico di turno in Occidente ha bisogno di dare risultati mediatici e quindi usa la questione della soluzione militare o politica come la sua vera carta, ma forse chi lavora più a lungo termine può pensare che bisogna dare delle risposte socio-economiche a livello locale. Le leadership arabe, lo so che qui forse cadrà giù il teatro per le risa che ci facciamo, quali sono le leadership arabe che sono all'estero, che sono nei paesi arabi, le leadership delle istituzioni, per esempio europee, l'Unione Europea, che investe tantissimi soldi per il sostegno delle società civili in Siria e in Iraq, per esempio, continua a investire in maniera positiva per il sostegno socio-economico delle regioni anche coinvolte nell'avanzata dello Stato islamico. Borse di studio ai giovani, borse di studio che non devono essere necessariamente per portarli fuori a studiare, per acculturarli a una cultura altra, ma dargli la possibilità di proseguire gli studi, perché per esempio in Siria c'è un'intera generazione di bambini che non hanno accesso alla scuola. Parliamo di un quarto della popolazione infantile di bambini in Siria che non sono andati a scuola negli ultimi 5 anni e che sono preda sicuramente delle ricette più estremiste, ISIS o quant'altro. Bisogna pensare alle generazioni più giovani, più colpite dalla presenza della guerra e, ripeto, agire a livello locale per cercare di capire con i poteri informali locali, le tribù anche i notabili, quali possono essere le ricette per togliere l'acqua al jihadismo e quindi dare risposte ai Mustafa della situazione, perché il salario di $600 può essere alzato a 700 da un progetto culturale, politico, socio-economico che toglie Mustafa dal jihadismo e lo riporta all'interno di una società che può svilupparsi e che di fatto ha l'interesse che abbiamo noi: vivere in maniera dignitosa. Non sono un politico, non ho non posso farvi degli esempi concreti, ma non si può limitare l'intervento contro lo Stato islamico pensando alla soluzione politico-militare a breve termine. Se no, tra 10-20 anni, per rispondere alla domanda di chi l'ha fatta, avremo un altro Stato islamico ancora peggiore, che si chiamerà in un altro modo, e le persone senza memoria crederanno di essere di fronte a un fenomeno nuovo, quando invece chi si ricorderà di questa conferenza si ricorderà anche delle cose che sono state dette oggi. Le altre domande le lascio tutte a Lucio, che sono... Grazie, caro. Tanto, permettetemi davvero di farvi i complimenti per le domande che avete fatto, che avendo fatto, ahimè, diverse conferenze in giro per l'Italia e non solo, devo dire che la qualità delle vostre domande è veramente notevole, merito evidentemente vostro e dei vostri insegnanti. L'enfasi, faccio un esempio, guerra di Libia del 2011, a un certo punto arriva la notizia che in Libia sono stati fatti fuori a Bengasi esattamente 5.000 persone dalla repressione di Gheddafi. Allora, 5.000 morti vuol dire in termini tecnici almeno 10.000 feriti,
il che vorrebbe dire che tutti gli ospedali della Libia, e diciamo anche due o tre volte tutti gli ospedali della Libia, dovrebbero contenere solamente i feriti di quell'attentato. Si trattava evidentemente di una bufala costruita in particolare da una televisione satellitare panaraba che si chiama Al Jazeera e che appoggiava certe forze in quel contesto. I media europei e occidentali, in particolare quelli italiani, hanno bevuto la bufala con grande allegria, anche perché mi raccontava uno dei giornalisti che stava in Libia e che insomma si rendeva conto che di bufala si trattava, quando osava obiettare qualche dato diciamo banale, tecnico, sulla possibilità che fossero stati fatti fuori in un colpo solo 5.000 uomini, si sentiva rispondere: per cortesia non mi smosciare la notizia, cioè quello che è importante è quello di dare una notizia clamorosa che dia evidenza dei fatti e quindi poi in prospettiva dia visibilità e successo al giornale. Questo è un problema anche di onestà professionale, voglio dire. Però c'è un discorso più profondo e lo dico a voi perché voi, a differenza del sottoscritto, avete ancora un bel po' di tempo per formarvi e quindi mi auguro che lo facciate nel modo per voi migliore. Magari qualcuno di voi potrebbe anche contribuire a migliorare il livello dei nostri media. Io credo che sia molto importante guardare i fatti di oggi, la cronaca, in prospettiva, nella prospettiva della storia, cioè studiare non semplicemente che cosa sta succedendo oggi a Sabrata, se i nostri due connazionali sono stati rapiti da questo o quel gruppo, ma capire di che cosa stiamo parlando quando parliamo di Sabrata, quando parliamo della Libia, e quindi andare a capire che cosa è stato e che cos'è oggi questo territorio, come sta evolvendo o come sta involvendo. Messo in una prospettiva storica e in una prospettiva geografica, perché poi i territori cambiano dal punto di vista della geografia fisica e della geografia umana, noi tendiamo invece a fare una specie di polverone in cui tutti i posti sono uguali, allora riusciamo meglio a capire che cosa succede e riusciamo anche a essere meno prigionieri della cronaca. Un altro consiglio che vi darei è quello: non tutti possono studiare l'arabo, però tutti possono cercare quantomeno di cercare di mettere a confronto punti di vista e media molto diversi fra loro, di non fermarsi alla prima osteria ma di cercare qualcosa di meglio, qualche vino migliore, e cercando anche sulla rete qualche cosa di buono si trova. La questione delle periferie e non periferie in Francia, io vi ho portato dei dati della polizia francese che usa il sistema delle fiches S. Le fiches S sono delle fiches, cioè dei dossier. S sta per sécurité, vuol dire dossier di sicurezza, che riguardano alcune migliaia di sospetti jihadisti, che non sono necessariamente tutti attentatori e nemmeno sono tutti attentatori potenziali. Gli attentatori di Parigi, che si contano sulle dita delle mani, sono un campione non statistico. Ma al di là di questo, alcuni di loro provengono effettivamente dalla banlieue, altri meno. Quello che è interessante è che loro appartengono comunque a una generazione di musulmani o di convertiti che è in rivolta nei confronti dei loro genitori, e in particolare gli immigrati di seconda generazione o di terza generazione, quelli che già ci sono in Francia, sono in rivolta contro quello che considerano un Islam molle, un Islam corrotto, un Islam da salotto, che è quello a cui sono stati abituati in famiglia, e quindi sono in rottura con i loro padri, con i loro nonni, con le loro famiglie. Non sono gente che frequenta la moschea o che studia il Corano dalla mattina alla sera, si accontenta di versioni estremamente raccorciate della religione ed è più interessata appunto a utilizzare questa visibilità del jihadismo come uno strumento di elevazione sociale o di riscatto rispetto a chi sta altrove. Un altro aspetto interessante è che molti di questi attentatori sono fratelli, nel senso del sangue, cioè c'è una sorta di fraternità familiare che lega in linea orizzontale una generazione, quindi il fratello recluta il fratello, magari qualche volta anche la sorella, e si entra in questa spirale. Saddam, è stato già spiegato da Lorenzo, una buona parte del quadro dirigente dello Stato Islamico iracheno è formata da uomini di Saddam perché appartengono a quell'area dell'Iraq, un'area sunnita, tribale, che è stata emarginata. E qui forse tocca anche aggiungere un fatto: quando noi sentiamo dire liberata la città dai tali,
non è che le truppe che arrivano da Baghdad, che poi in genere sono delle milizie travestite da esercito nazionale, entrano distribuendo fiori. In genere entrano con lanciafiamme e fanno terra bruciata. Quindi le popolazioni di queste località, che sono storicamente radicate in quei territori, in quei villaggi, e che appartengono al tessuto sociale islamico sunnita, tribale, arabo, beduino, quello che volete, di quello specifico luogo, non è che siano così felici di essere liberate, quantomeno non tutte. E questo è un problema, nel senso che ci sono evidentemente delle atrocità che vengono compiute in nome della guerra al terrorismo anche da istituzioni formali nazionali. Perché abbiamo chiamato questo incontro la Terza Guerra Mondiale? Beh, abbiamo compiuto un atto sacrilego, nel senso che abbiamo preso una famosa frase di Papa Francesco e abbiamo osato concluderla con un punto interrogativo. Papa Francesco ha parlato nell'agosto del 2014 di Terza Guerra Mondiale a pezzi e lo ha ripetuto varie volte. E poi in una intervista di qualche settimana fa sul Corriere della Sera ha detto: no, non è una guerra mondiale a pezzi, è la Terza Guerra Mondiale, punto. Io non credo che siamo dentro la Terza Guerra Mondiale, e d'altronde, diciamo, se noi ricordiamo che cosa sono state, se non altro in quanto a vittime, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, parliamo di decine di milioni di morti, chiaramente non c'è paragone, anche se vi ricordo, a proposito di guerre neglette, da molti anni è in corso in Congo una guerra, che alcuni hanno chiamato la guerra mondiale africana, in cui sono morte 5 milioni di persone. Quindi noi ci stiamo occupando dei 35.000 morti per terrorismo, nel frattempo 5 milioni di congolesi sono stati massacrati o si sono massacrati fra loro. Ma al di là dei numeri, quello che è importante, secondo me, quello che cerchiamo di fare in questo volume di Limes che è uscito oggi e soprattutto cercheremo di fare nel corso di questi tre giorni di Palazzo Ducale, sarà di studiare questi famosi pezzi di cui parla Papa Francesco, che siano la Siria e l'Iraq, che siano la Libia, che sia l'Ucraina, che siano le guerre di carattere economico-commerciale o finanziaria, per cercare di capire soprattutto come impedire che questi pezzi si fondano e producano quello che nessuno di noi vuole, cioè un grande conflitto globale. Gli scenari, non è il mio mestiere. Io sono abbastanza refrattario agli scenari, già ho qualche difficoltà a farli per il passato, per il futuro non sono capace. Quello che è importante è cercare di capire quale sia l'inerzia, l'orientamento dei fenomeni, cercare di capire come stanno evolvendo e che cosa si può fare, che cosa si sta facendo per orientarli in un modo o in un altro. Il ragazzo che ha posto la domanda ha detto: che scenari si prospettano per noi europei? È una prospettiva molto interessante, ma anche piuttosto rara di questi tempi. È difficile trovare europei che ragionino in termini di noi europei. Purtroppo è molto più facile trovare europei che ragionano in termini: io non voglio quello che il mio vicino europeo vuole, e magari se arrivano i migranti a casa mia io li rimando al mio vicino meridionale. Attenzione, noi stiamo vivendo in Europa una fase su cui occorrerebbe evidentemente ricominciare da capo a parlare, ma una fase in cui sta cambiando tutto, i paradigmi con cui siamo stati allevati non funzionano più e stanno rinascendo in Europa delle pulsioni nazionaliste, xenofobe, per cui comunque si guarda gli altri con diffidenza, se non addirittura con odio, non importa se sono europei. È molto importante che voi ragazzi, ma noi tutti, ci rendiamo conto dei rischi che si corrono con questi fenomeni, perché abbiamo già visto, a proposito di guerre mondiali, dove portano, e quindi acquisire una coscienza dell'altro e un interesse per l'altro e anche una voglia di mettersi nella testa dell'altro per capire come ragiona è il primo punto per costruire scenari migliori. Io vi ringrazio e vi aspettiamo a Palazzo Ducale.